Fermi. Azione. Passano i sogni di tutti, passa il sole ogni giorno senza mai tardare. Dove sarò domani? Dove sarò? La musica lo ha fatto, ora aspetta la settima arte, prendersi cura, per come può, dell'Aquila, ma anche dell'intero Abruzzo, la ricerca di un riscatto dopo i recenti cataclismi dal sisma del 2009, agli eventi tellurici di agosto, ottobre dello scorso gennaio, il maltempo, le frane, le tragedie. Tra i danni più gravi, la perdita di attrattiva, come se la nostra regione non fosse più associabile alle bellezze della natura, dai monti al mare, alla storia, alle tradizioni dei nostri straordinari borghi, piuttosto alla fragilità delle sue strade, all'elevato rischio sismico del suo territorio. Compito degli amministratori nazionali e locali mettere in campo tutte le misure necessarie per curare le ferite e porre rimedio ai tremendi danni materiali. Compito altrettanto importante recuperare l'immagine affascinante ed antica, perché al domani, in un modo o nell'altro, ci devono soprattutto pensare alle menti colte e sensibili di chi ha il talento per farlo. Anche il cinema, dunque, deve sentirsi chiamato in causa ed ha già iniziato a farlo. I primi frutti proprio in questi giorni, con l'arrivo all'Aquila e dintorni di una troupe di alto prestigio per la realizzazione di una fiction che andrà in onda a febbraio 2018 su Rai 1, dedicata proprio al dopo terremoto. La produzione è della stessa Rai, al fianco di Idea Cinema, ed è particolarmente qualificata perché dietro la macchina da presa siede uno dei più grandi maestri viventi nel cinema italiano, quel Marco Risi, autore di capolavori come Mary per sempre, Il muro di gomma e Nel continente nero. Ad avvicinare Marco Risi all'Aquila, un incontro casuale con alcuni suoi amici aquilani a pochi mesi di distanza dalla tragica scossa del 6 aprile. È lui stesso a raccontarci l'episodio e il come poi è maturato il progetto di girare una lunga serie di 6 serate per la Rai. Beh, diciamo che nel 2010 è stata un'emozione molto forte, perché ero venuto per presentare il film in una scuola, Forte Apache era il film. E mi sono accorto intanto dell'attenzione grandissima dei ragazzi per quell'argomento. Poi siamo andati a fare un giro nel centro storico che era completamente abbandonato all'epoca, era assolutamente silente, per cui l'idea di camminare e sentire il rumore dei propri passi non mi era successo da nessuna parte prima in una città, nemmeno a Venezia avevo provato una sensazione del genere. E mi ero detto che nel cinismo nostro di questo mestiere, mi hanno detto, sarebbe interessante girare un film in questa città che è diventata una città fantasma, però non sono stato capace di farmi venire un'idea forte e bella. È successo poi che l'anno scorso, a gennaio dell'anno scorso, mi è arrivata la proposta dallo sceneggiatore di questa serie, dall'ideatore Stefano Grasso, che era stato poi un mio allievo al centro sperimentale, di fare la regia di questa serie. All'inizio era una cosa ancora un po' abbozzata, poi piano piano ha preso sempre più corpo e io mi sono ritrovato in questa avventura che devo dire mi ha appassionato molto, anche perché non sono un regista che ha fatto già delle serie così lunghe. È la prima volta che mi capita di fare una serie di 6 serate di 10 ore. Però proprio questo fatto qui mi appassiona molto, perché si ha l'opportunità di raccontare veramente fino in fondo i caratteri dei personaggi, mentre con un film, avendo a disposizione al massimo 2 ore, 2 ore e mezza volendo esagerare, o 1 ora e mezza, non si ha mai questa opportunità. Quindi in 10 ore si possono raccontare tante storie. Qui ci sono tante storie, ci sono le storie degli adulti e ci sono le storie degli adolescenti, e il piano degli adolescenti è quello che forse mi interessa di più, perché ha a che fare lì soprattutto ancora con l'idea del futuro, della speranza e di ricostruire, mentre gli adulti devono rimettere insieme i pezzi non solo della città ma anche del loro stato d'animo, che ha subito
oltre alle scosse vere, delle scosse anche intime, personali, molto forti. Lo stato d'animo degli adolescenti è completamente diverso, perché è proiettato verso la città, verso il centro storico, con il desiderio di riappropriarsene per viverlo di nuovo, in un modo certo naturalmente tutto loro, con delle bande che organizzano di occupare quel palazzo, quell'altro, insomma un po' come i ragazzi della Via Palla, un po' come la Guerra dei Bottoni, un po' anche come Stand By Me, con delle storie veramente molto appassionanti. E quindi è un'emozione molto forte poi essere qui nei luoghi dove tutto è successo. Adesso per esempio abbiamo finito la prima settimana di riprese qui, in questa valle che io non sapevo è detta la valle del forno, no? Il forno dell'Abruzzo, perché qui, e me ne sono accorto, anche se siamo ancora a marzo, adesso alla fine di marzo fa caldo, quando c'è il sole fa caldo, e poi improvvisamente però quando viene la notte fa freddo. Io sono tutto scottato, credo si veda anche, no? Sono tutto rosso, c'è il naso rosso, non sono ubriaco, ma è soltanto l'effetto del sole che mi ha bruciato in questi giorni. E poi devo dire, l'accoglienza delle persone è stata veramente commovente. Poi l'idea di coinvolgere, a me è sempre piaciuto coinvolgere attori non professionisti, cioè proprio gente presa dalla strada anche, e metterli vicino ad attori professionisti, e qui ce ne sono tanti anche di molto bravi, è una sfida che mi è sempre piaciuta dai tempi di Mary per sempre fino alla fine. Pensavamo proprio a Mary per sempre, è stato un po' una sua caratteristica da sempre, questa sua straordinaria capacità di raccontare il mondo attraverso i giovani. In questo senso il dopo terremoto non può che partire dai giovani rispetto al disincanto e alla disperazione degli adulti. Infatti la chiave di volta della serie è soprattutto rappresentata dagli adolescenti, che sono ragazzini di 13, 14, 15 anni che vivono l'avventura della vita, che sta proprio, è il momento in cui ci si rende conto di certe cose, cominciano anche i primi amori, cominciano le prime delusioni, le prime amarezze, ma anche le prime scoperte, quindi è molto incentrato anche su quello. C'è il ritorno in una scuola abbandonata, la scuola Mazzini, dove gireremo delle cose anche un po' traballanti, perché la scuola è proprio abbandonata ed è rimasta a quel giorno lì, ci sono ancora i calendari che stanno lì appesi, fermi a quella maledetta notte, e quindi vivere queste emozioni nei posti dove veramente è successo tutto quanto è un'esperienza per me indimenticabile, ma penso dal punto di vista anche di tutta la troupe che sta partecipando con grande sentimento a tutta l'operazione, è veramente una grande, bella avventura. Tra quegli amici con i quali Marco Risi ha condiviso quella drammatica passeggiata nel centro storico, il noto avvocato aquilano Pier Giorgio Merli. Quando si dice che il territorio ha saputo cogliere questa opportunità, Pier Giorgio, da questo punto di vista, davvero l'Aquila ha risposto presente. Sì, è una disponibilità che è davvero bellissima, straordinaria, in qualche momento quasi commovente. Devo dire che ha investito tutti, sia i ragazzi, perché ci sono tanti ragazzi che vengono coinvolti in questa fiction, alla gente, tutta la gente, c'è stato un afflusso per fare le comparse, la voglia di giocare, di mettersi in gioco, anche se con una storia che investe il terremoto, quindi con dolori, drammi che non sono neanche sopiti, neanche ci sono tuttora. Però comunque una voglia di rimettersi in gioco, di andare avanti. E le istituzioni in questo davvero, di solito se ne parla sempre in maniera poco lusinghiera, questa volta non posso che essere straordinariamente felice di essere aquilano, abruzzese, perché tutti si sono messi nelle condizioni di prestare, nella misura in cui potevano, il loro aiuto, ed è bellissimo. Ed è anche un'opportunità per il territorio, la rinascita passa anche attraverso situazioni come queste.
Sicuramente sì, anzi sotto questo profilo spero che poi le prossime produzioni non siano soltanto legate al territorio aquilano, riguardino l'Aquilano, perché essendo io cittadino dell'Aquila è evidente questa cosa, ma riguardino e investano tutto l'Abruzzo, perché poi oltretutto noi negli ultimi tempi abbiamo trascorso un momento di comunicazione tragica, il terremoto, la paura di un nuovo terremoto, anche tragedie come quella di Rigopiano, che mi dicono amici, fraterni che hanno attività turistiche per dire a Roccaraso, hanno risentito di questa comunicazione perché hanno ricevuto tantissime disdette. Ecco, tutto questo speriamo che almeno, anche se in minima misura, però possa essere riequilibrato attraverso l'immagine che comunque si darà. Certo, è l'immagine di una fiction ambientata a un anno dopo il terremoto, quindi ci saranno ancora i puntellamenti, tutte le crepe, e l'Aquila, grazie a Dio, comunque sta andando avanti faticosamente, possiamo decidere se con lentezza o con velocità, però sicuramente sta andando avanti. Per questo so che con la produzione c'è in animo di fare qualcos'altro per in qualche misura riequilibrare questa immagine, facendo vedere anche quanto è bella l'Aquila e il cratere. Ci saranno riprese che riguarderanno anche i paesi intorno. Se perdiamo un pizzico di campanile e guadagniamo di più come regione, non è male. In conclusione, se una grande firma del cinema italiano come Marco Risi si è interessato a queste straordinarie bellezze che noi abruzzesi siamo fortunati di avere, è forse il caso di mettere in piedi questa famosa Film Commission in Abruzzo? Questo non è un argomento che in questo momento mi pongo, sono scelte anche politiche in questo caso, non mi pongo questo quesito, non mi riguarda. Certo è che per quel che potrò, per quelle che possono essere le mie amicizie, i miei rapporti, cercherò di metterli a disposizione in questa direzione, nella direzione di produzioni cinematografiche e televisive. Anche perché non so se hai il dato di quelle che sono le produzioni attualmente che circuitano quasi annualmente su Roma, perché Cinecittà è stata ripresa d'assalto dagli americani. Per due ordini di motivi, sia per alcune leggi sulla tax free sia per il fatto che il dollaro si è rafforzato rispetto all'euro, e hanno abbandonato Bollywood, che era l'altra grande mecca scoperta, e oggi ci sono numeri importanti di produzioni che tutti gli anni incominciano a essere impiantate su Roma. Steven Spielberg a settembre parte col nuovo film su Roma, una buona fetta la riprenderà a Roma. E se anche riuscissimo a intercettare parte di queste produzioni, anche porzioni di queste produzioni, possono aiutare il territorio sia per quello che danno nell'immediato, perché è gente che lavora qui, mangia, dorme, beve, consuma qui, e sia soprattutto in maniera anche mediata attraverso l'immagine, perché diventa un'immagine che gira. Domani, domani lo so che si passa il confine. Una firma d'autore dunque come quella di Marco Risi, un cast di assoluto livello come quello composto da attori come Luca Barbareschi, Giorgio Tirabassi, Giorgio Marchesi, Enrico Iannello, Valentina Lodovini, Donatella Finocchiaro, ma soprattutto una produzione garanzia di eccellenza come quella di Idea Cinema di Claudio e Jacopo Saraceni. In questi giorni le riprese, ma la produzione sta lavorando a questo progetto da un anno e mezzo, e quindi da un anno e mezzo vive il territorio. Siamo con il giovane produttore Jacopo Saraceni, una realtà che va valorizzata anche attraverso la fiction di qualità. Sì, è uno slogan che abbiamo un po' battezzato per cercare di trovare
il modo migliore, insomma, di relazionarci con questo territorio e queste persone. E da quando è nato questo progetto con Rai Fiction, che lavoriamo alla preparazione per la scrittura, e adesso che finalmente siamo qui e tutto quel lavoro fatto in precedenza ci torna molto utile. Avete trovato un ambiente assolutamente, al di là delle bellezze naturali di questo territorio, ma anche la gente si sta in qualche modo avvicinando a questo progetto. Beh sì, massima collaborazione sia dalle istituzioni che dalle persone del posto. Abbiamo anche dei collaboratori completamente disinteressati che personalmente ci aiutano tutti i giorni. In conclusione, parlavamo di fiction di qualità, una firma di assoluta garanzia come il maestro Marco Risi, il cast eccezionale, significa che insomma si può fare anche del bel cinema in televisione. Beh sì, l'idea è quella di fare un progetto innovativo che racconti tanto del nostro paese, ma che possa essere apprezzato anche all'estero, ed è stata proprio accolta così fortemente anche l'idea di raccontare qualcosa che ha coinvolto la nazione in un tempo così recente, per cercare di dare anche un racconto di una rinascita, di una ricostruzione dell'anima e delle cose. Il territorio ha accolto con grande entusiasmo questo progetto, se ne parla tantissimo in Abruzzo, quasi come un segnale importante per la stessa rinascita, no? Questo mi fa molto piacere, perché io ho avuto contatti con il sindaco, con Cialente, tempo fa, ed è stato da subito molto disponibile. L'altro giorno c'è stato un contatto fra la produzione e tutte le varie, i vari capi delle varie organizzazioni, e ci hanno messo a disposizione tutto quello che potevano fare, quindi c'è una grandissima partecipazione. Secondo me dovrebbe la regione a questo punto, anche per rilanciare il turismo, ma anche appunto il fatto che troupe cinematografiche, televisive vengano qui a girare, attratte proprio da questo, ma anche dal fatto di poter fare veramente qualche cosa di concreto per il territorio così maltrattato dalla natura, fare questa, indire secondo me questa film commission, che aiuta moltissimo. Oggi tutti quanti vanno a girare i film in Puglia, si legge continuamente, no? A Puglia film commission. L'Abruzzo dovrebbe fare qualcosa del genere, perché attirerebbe molte produzioni che hanno bisogno non solo del sentimento, ma anche dell'incentivo dal punto di vista economico, per essere attratti e riportare gente, persone, cose, attività. Io sono sicuro che vedendo questi paesaggi, queste cose, quando saranno proiettate in televisione, la gente comincerà a incuriosirsi, a dire ma perché non andiamo, anche perché soltanto farsi una gita qui, venire a mangiare in un posto, comprare i formaggi, vini, serve a far ripartire un pochino tutta la macchina. Un'ultima battuta, una grande firma del cinema italiano che si presta a una produzione TV. Ma oramai non c'è neanche più, secondo me, tutta questa grande differenza fra cinema e TV. A me capita di vedere cose in televisione, girate per la televisione, spesso più interessanti delle cose fatte per il cinema. Gli americani, per esempio, fanno delle serie televisive che sono molto belle, molto spesso più belle dei film stessi. Mi è capitato di vedere veramente tante serie molto, molto, molto belle. E anche gli italiani, secondo me, stanno cominciando. Penso alle serie prodotte da Sky, ma anche la Rai. Rai 1 anche sta facendo delle serie sempre più interessanti, che non pensano soltanto, per fortuna, al breve, quindi all'ascolto, alla cosa, ma alla qualità, che inevitabilmente, secondo me, porterà ai numeri anche. Un circo di almeno un centinaio di persone, tra assistenti alla regia, addetti alla produzione, scenografi, fonici e tecnici di ripresa, che girano e creano anche economia dall'Aquila a Capestrano e dintorni, ai quali vanno aggiunte oltre 400 persone del posto impiegate e pagate come comparse. Un progetto dunque ambizioso, alla cui realizzazione hanno contribuito anche professionisti locali e per il quale anche diversi esponenti del tessuto economico produttivo hanno dato la loro disponibilità, come Alfonso D'Alfonso di Terre del Fucino. Dovrebbe essere naturale metterci a disposizione nel migliore dei modi, offrire la nostra capacità di accogliere, di facilitare la presenza sul territorio, perché occasioni come queste vanno messe a sistema.
Questa esperienza ne è un esempio. Questa produzione è una produzione che si avvicina al territorio con grande professionalità. Loro diciamo che si muovono con accortezza e allo stesso tempo portano valore aggiunto. Noi dobbiamo semplicemente valorizzarle, far tesoro di questa esperienza, e credo che sia ormai maturo il momento in cui la vogliamo chiamare Film Commission o come ci pare, ma soprattutto questa realtà, l'Abruzzo interno, l'Aquilano, l'area del cratere, ha bisogno anche di esperienze come queste per venirne fuori. La storia di Alfonso D'Alfonso la conosciamo, prima come amministratore, adesso come imprenditore, ecco, dal suo punto di vista, per far rinascere questo territorio, ma anche l'Abruzzo intero dopo tutto quello che abbiamo passato? Beh, una domanda che richiede risposte articolate. Innanzitutto ci vuole tanta forza e coraggio da parte chi ha scelto di presidiare e di vivere sul territorio. Occorre responsabilità da parte di chi lo governa, occorre soprattutto una sensibilità che francamente io non vedo nel sistema paese. Noi siamo spesso piegati dall'eccessivo carico di burocrazia, vediamo anche questi provvedimenti che vengono presi dove si stanziano somme ingenti e poi non si riescono a spendere. Noi non abbiamo bisogno di annunci. A noi abbiamo bisogno di meno burocrazia, abbiamo bisogno di una solidarietà reale e non di quella legata al pietismo del momento, ma soprattutto abbiamo bisogno di azioni concrete. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Il turismo è una delle risorse che noi abbiamo, il turismo va valorizzato, va messo a sistema. C'è ancora molto da fare, dobbiamo far crescere ancora una classe imprenditoriale che non sempre è all'altezza delle risposte che deve dare, però quando ci prova e ci prova seriamente va sostenuta in maniera diversa. Il turismo, appunto, forse è questo l'elemento che è stato più danneggiato dagli ultimi eventi e insomma è dura ripartire da zero. È dura ripartire da zero soprattutto quando oltre alle calamità ci si mette anche un certo modo di fare informazione sensazionalistica, quando si urla, quando si scatena la caccia alle streghe. Ma noi dobbiamo prendere atto che il nostro territorio è un territorio o parte del nostro territorio che deve convivere con determinati fenomeni, ma dobbiamo anche lanciare dei messaggi positivi. Questo è un territorio dove si sta ricostruendo in modo sicuro, dove si stanno superando anni e anni di gestione non attenta. Non c'è nessun territorio sicuro come quello che noi stiamo ricostruendo. E soprattutto dobbiamo prendere atto con soddisfazione che finalmente sul turismo si sta giocando una partita importante. Io metterei da parte, anche perché non ne siamo noi parte attiva, a quelle che sono le differenziazioni delle appartenenze. Io noto un'azione positiva da parte del Ministero del Turismo, noto finalmente un'azione energica da parte anche dell'assessorato al turismo della nostra regione, e soprattutto noto lo spirito di corpo e di fare sistema degli operatori che si sta imponendo. È una grande sfida, la sfida poi la si vince con gli incassi, e gli incassi dipendono dalla qualità dell'offerta. Ci stiamo provando, ci deve dare una mano anche il mondo dell'informazione, sicuramente quella regionale, perché la voce principale del turismo è l'utilizzo regionale, il consumo regionale del nostro territorio, un termine forse forte, ma diciamo la fruizione del nostro territorio. E poi anche l'informazione nazionale, perché l'informazione nazionale molto ci ha tolto in questo periodo, aspettiamo quantomeno che si ricominci a dare un'immagine positiva della nostra regione. Chiudiamo citando il titolo di questa fiction, L'Aquila Grandi Speranze. Le grandi speranze per l'Aquila e per l'Abruzzo? La grande speranza per l'Aquila e per l'Abruzzo è quello di riavere la nostra normalità. Noi abbiamo voglia e bisogno di normalità e di serenità per noi e per i nostri figli.
la mia speranza è quella che i miei figli che oggi studiano a Bologna magari possano venire e tornare a vivere qua nel loro territorio e avere un futuro dove hanno lavorato e si sono impegnati i genitori. Siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli, non siamo così soli. Thank you.